E quando Dio aprì il settimo sigillo, ci fu un profondo silenzio. E sette angeli suonarono sette trombe. E il settimo sigillo si aprì e sul mondo si riversò il fuoco, le fiamme e la morte. Comincia così l'Apocalisse di Giovanni, quando racconta di quello che sarà la fine del mondo. E comincia così uno dei film più belli della storia del cinema, che è appunto Il Settimo Sigillo di Ingmar Bergman, un film del 57, il film che ha cambiato la mia vita. Io faccio cinema perché rimasi talmente affascinato da ragazzo, talmente affascinato dalla visione di questo film, che decisi che era l'unico mestiere possibile al mondo, era quello di creare delle storie di questo genere, dirigerle, interpretarle. No, interpretarle no, non mi ha mai interessato fare l'attore, ma inventare questa storia, mettere su questo straordinario spettacolo. È la storia di un cavaliere che torna dalla Terra Santa. Torna e nonostante i sacrifici che ha fatto per combattere e per far trionfare l'idea di Dio, quando torna nella sua patria, la terra è desolata, devastata dalla peste. È come se non ci fosse premio, non ci fosse stato premio per il suo eroismo. E quindi è deluso, è disperato, ha visto la morte, ha visto la guerra, ha visto la ferocia della guerra, le vigliaccherie degli uomini, l'orrore delle stragi. Quindi in realtà ha già una peste nel cuore. E nel posto dove torna c'è una peste fisica, reale, che sta distruggendo tutto. E lui si avvia stancamente verso il suo castello, cerca di tornare, come tutti noi cerchiamo di tornare. In realtà cerchiamo di andare, ma la verità è che noi cerchiamo sempre di tornare ad una felicità che riteniamo di aver avuto e che riteniamo che è da qualche parte, che abbiamo intuito. Lui ritorna verso la sua casa, accompagnato da uno scudiero. Lui è cinico, però aperto alla sensibilità, all'attenzione. Lo scudiero invece è cinico e allegro. Cinico e diciamo anche leggermente turpe, nel senso che arraffa quello che può, non ha esigenze metafisiche. In questo viaggio incontrano la morte. Il cavaliere gioca a scacchi con la morte perché sa di avere quest'ombra su di lui. Sa benissimo che ognuna di queste partite in realtà è soltanto una piccola dilazione. È un gioco che fa la morte con lui come fa il gatto con il topo. Però nel suo cuore l'uomo, il cavaliere Antonius Bloch, ha una sola possibilità, una speranza. Con una partita può salvare qualcun altro, può distrarre la morte per un istante e impedire a lei di portar via una tenera vita. La vita magari di due piccoli inutili saltimbanchi che tuttavia sono felici e gioiosi e ancora non si rendono conto dell'immensa tragedia che ruota intorno al mondo. Proprio la salvaguardia di questa piccola felicità è l'ultimo grande eroismo di questo cavaliere. Il film è straordinario, fotografia in bianco e nero, attori strepitosi, incredibili, persino il personaggio della morte che gioca a scacchi non è affatto retorico, ma è di uno spettrale, di una suggestione straordinaria. Vi prego di vederlo, vi prego di riflettere, perché è un film che parla del silenzio di Dio e del coraggio di l'uomo di vivere nonostante questo silenzio e conservare così o la speranza o l'eroismo di non averla. Grazie.